Il governo credo che abbia perso da tempo il rapporto con la realtà, diciamo, ammesso che l'abbia mai avuto. La gestione della crisi è abbastanza surreale, perché rispetto anche, diciamo, agli ultimi 2 anni in cui ha sempre detto che l'economia andava molto bene, che non c'era nessun problema, e questa potrebbe essere cambiata la situazione in poche ore. Il problema è che è proprio cambiata in pochi minuti, nel senso che il giorno prima lui in Parlamento diceva tutto bene e il giorno dopo si è ritrovato commissariato dalla BCE e da Draghi. Io credo che sia rassicurante alla fine, no? L'idea che ci sia qualcun altro più serio che ci sta governando. Beh, oddio, sulla carta sarebbe un colpo al cerchio e una alla botte, perché indubbiamente se metti la patrimoniale a tassazione delle rendite, e normalmente non fai pagare i più deboli, fai pagare i più ricchi. Tant'è vero che la patrimoniale è una delle proposte che la CGIL sta facendo da molto tempo, tanto per dirne una, in solitudine. Adesso ho visto che anche la Lega dice sia la patrimoniale. Il problema è che credo che ci siano dei veti contrapposti, per cui alla fine uno dice la patrimoniale sì, le pensioni no, l'altro dice le pensioni sì, la patrimoniale no, non so, vedremo come va a finire, però direi che la patrimoniale e la tassazione delle rendite sia una cosa sana e giusta, no? I redditi da lavoro dipendente vengono sicuramente toccati sempre, il problema è che in Italia sono toccati sempre perché, come è noto, il lavoro dipendente è l'unico che paga le tasse sempre, e non vorrei ripetermi perché è una cosa che invece ripeto per l'appunto spesso, ma il problema numero uno in questo paese è che abbiamo 120 miliardi di evasione fiscale l'anno. E io non mi stancherò mai di dire che forse prima di mettere le mani nelle famose tasche degli italiani si potrebbero mettere in quelle dei ladri, ovvero degli evasori. Però mi stupisce che in tutte le misure che il governo annuncia di voler prendere o che prende non ci sia mai nulla di veramente incisivo contro l'evasione fiscale, e non intendo le solite chiacchiere. Io penso che in questo paese bisognerebbe cominciare a fare delle leggi speciali contro l'evasione fiscale, no? Perché è quello il problema numero uno, 120 miliardi, se non ci fossero 120 miliardi di evasione ogni anno, noi non avremmo tutti questi problemi economici che abbiamo. Quindi io penso che quella dovrebbe essere la prima cosa da fare. Sarò molto impopolare in questo. Io penso che i tagli ai costi della politica siano sicuramente una cosa da fare, perché la politica comunque ha raggiunto livelli di sprechi molto evidenti e fastidiosi. Però vorrei anche ricordare che i costi della politica, quantificati ufficialmente dal Sole 24 Ore poche settimane fa, ammontano a 23 miliardi l'anno, tutto compreso, tutto, che vuol dire dalla gestione del Quirinale all'ultimo assessorato di provincia, all'ultimo consiglio di amministrazione di società pubbliche, eccetera. I costi dell'illegalità sono 15 volte di più. Quindi io non vorrei che parlare esclusivamente dei costi della politica fosse un modo per distogliere l'attenzione da quelli che poi sono i veri furti che avvengono in questo paese, e che sono appunto quelli di un sistema economico abbondantemente illegale. Quindi questo sono controtendenza, perché invece tutti dicono molto tagliamo le auto blu, va bene, tagliamo le auto blu, tagliamo anche le province. Si risparmiano 100 milioni tagliando le province, combattendo l'evasione fiscale si risparmiano 120 miliardi, questo direi che è un po', però non sento nessuno dire combattiamo l'evasione fiscale, forse è un dato ormai acquisito, forse ci siamo ormai rassegnati, non so.